Parola adesso al professor Luciano Bozzo. Grazie. Come ha ricordato questa mattina il professor Luigi Lotti, che io continuo a considerare il mio preside, avendolo conosciuto da studente come preside della facoltà Cesare Alfieri, a seguito delle trasformazioni davvero epocali che la facoltà visse negli anni, fino agli anni 60 e poi negli anni 70, i rapporti tra colleghi docenti della facoltà dopo quel periodo si sono nel tempo rarefatti, indeboliti, sono mutati profondamente di significato, di carattere. Quando io entrai al Cesare Alfieri, dopo esserne stato studente, quasi da neolaureato alla fine degli anni Ottanta, nei primi anni, non avendo avuto Gigliola Sacerdoti Mariani come mia professoressa di inglese, purtroppo, devo dire che non ebbi occasione, modo di notare, di stringere un rapporto diretto con Gigliola. Finché un giorno, molti anni dopo, credo fossimo nella seconda metà degli anni 90, quando io entrai, Gigliola non credo che neppure fosse parte del corpo docente del Cesare Alfieri, stavo rientrando a casa, allora io vivevo in centro storico a Firenze, percorrendo quel breve tratto di strada che collega Piazza San Marco alla Piazza della Santissima Annunziata, ed ebbi l'apparizione. Mi vidi venire incontro lungo la strada, in bicicletta, una signora fasciata in un tailleur di un verde squillante, con delle bellissime scarpe rigorosamente décolleté, tacco alto, che credo fossero rosse o forse rosa fucsia, e per la prima volta notai questa straordinaria figura di docente del Cesare Alfieri. Negli anni successivi queste visioni si sarebbero ripresentate. Varie volte, improvvisamente, in un vicolo del centro storico, lungo uno dei viali ottocenteschi, in una delle belle piazze alberate del centro di Firenze, mi sarei trovato di fronte improvvisamente, mentre sbucava da dietro il chiosco del Trippaio o svoltava l'angolo appunto di uno di quei vicoli, di quelle strade, la stessa medesima apparizione. La professoressa Gigliola Sacerdoti Mariani, perfettamente vestita in abiti squillanti, che pedalava velocissima sulla sua bicicletta. Questa apparizione, ripeto, si è poi verificata più volte e devo dire che probabilmente Gigliola è l'unica donna che io abbia conosciuto nella mia ormai non brevissima esistenza che non ho mai visto, dicasi mai, in disordine, spettinata, arruffata, affannata, in un qualsivoglia modo disordinata. Qualcuno potrebbe pensare donna di altra epoca, io preferisco pensare, credo che sia più giusto dire, donna di altra classe. Cominciai a interrogarmi dopo quelle prime visioni sul perché di quell'atteggiamento, di quei colori brillanti, e all'inizio mi chiesi se questo non fosse la conseguenza di un carattere che in lingua inglese si potrebbe forse definire, perdonami la pronuncia, bizarre. Ma successivamente ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Gigliola, grazie in particolare ad alcuni comuni amici, Umberto Gori che è qui presente, ma anche un comune amico che ci ha lasciato pochi anni fa, Monsignor Giancarlo Setti, e avendo la fortuna di conoscere Gigliola ho scoperto che in realtà quei colori brillanti, quell'atteggiamento per certi versi sprezzante, erano la testimonianza di una straordinaria voglia e gioia di vivere, erano la testimonianza di una intelligenza altrettanto brillante, acuta, toccante da un punto di vista psicologico di quei colori che Gigliola, grazie al cielo, continua con grande capacità e rara capacità a indossare. Quando mi è stato chiesto di pronunciare queste parole per ricordare ciò che Gigliola ci ha dato negli ultimi anni e decenni, mi sono chiesto su che cosa dovessi parlare, proveniendo da un settore disciplinare oggettivamente abbastanza lontano dal suo. E avevo deciso di parlare, di dire due cose a proposito della parola, perché è vero che, come è intitolato questo incontro, per Gigliola al centro è il testo, ma per noi che l'abbiamo frequentata, nel caso mio per pochi anni purtroppo, nel caso di altri qui presenti per molti anni, credo che sia evidente come per lei sia centrale la parola, il vocabolo, il termine.
Gigliola tratta con una straordinaria conoscenza e competenza la parola, la tratta con intelligenza, conosce la parola. E io ho avuto modo di sperimentarlo in almeno due occasioni che mi piace ricordare. Innanzitutto, pochi mesi fa, in occasione di un più o meno fortuito incontro in un bel chiostro fiorentino, Gigliola ci ha intrattenuto a lungo parlando di termini ebraici, del loro uso nella liturgia cattolica e davvero estasiandoci con la sua conoscenza e competenza. Un secondo ricordo mi lega particolarmente a Gigliola, qualche anno più addietro. Ricordo una telefonata che feci a Gigliola di notte, dal parcheggio di un ospedale fiorentino, forse Gigliola lo ricorderà, stava per nascere mio figlio, avevamo deciso con mia moglie, naturalmente avevamo selezionato alcuni nomi, la rosa si era ristretta a due nomi, eravamo un po' incerti su quale scegliere come primo nome e l'unica persona che sentì il dovere di consultare fu Gigliola, proprio in virtù di questa conoscenza, competenza, amore per la parola e per il nome, quindi. Devo dire, e chiudo con quest'ultima osservazione i miei ricordi di Gigliola, che peraltro frequentandola ho scoperto anche il suo rispetto per la parola. Rispetto per la parola che si manifesta in molti modi, ma tra i quali modi mi piace ricordarne uno. Gigliola è nota tra noi in facoltà non soltanto per tutte le belle cose che sono state dette in questi due giorni, ma anche per un'altra cosa, il suo carattere indubbiamente vivace, i rapporti non sempre facili, uso un eufemismo, che ha intrattenuto con vari presidi, e le parole, i termini che a volte ha utilizzato nel dialogo, chiamiamolo così, con quei presidi. Bene, questo suo modo di essere personalmente non credo che sia frutto di arroganza o ancora peggio di mancanza di cortesia e di gentilezza, di pressappochismo e così via. Penso che sia invece il frutto proprio per il rispetto della parola a cui facevo riferimento. Gigliola, detto in altri termini, è una persona che, al contrario di quanto troppo spesso mi duole dirlo, avviene in ambito accademico, non si maschera, non si nasconde dietro un linguaggio di opportunità, di cortesia vuota, sfugge a quella, parliamoci chiaro, ipocrisia che molto spesso contraddistingue il linguaggio accademico e tra gli accademici, affronta di petto le cose, chiama con il loro nome le cose medesime. Questo io intendo per rispetto della parola e di questo sono stato e continuerò sempre ad essere grato a Gigliola e di questo innanzitutto che la voglio ringraziare. Grazie Gigliola.